Eco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente. Immerso in un'oasi naturale tra il promontorio di Tindare e le isole Eolie, da oltre 50 anni il villaggio turistico Marinello rappresenta il fiore all'occhiello di tutta la costa tirrenica siciliana, dando ospitalità ad oltre 3 milioni di turisti. Amici all'ascolto, eccoci dunque con la nostra consueta trasmissione Dentro la Notizia. Ospiti di studio alquanto importanti, sono alcuni dei maggiori esponenti dei noi con Salvini, e con i quali subito iniziamo a discutere su quelle che sono soprattutto le prospettive per quanto riguarda sia Patti, ma soprattutto per quanto riguarda la provincia regionale di Palermo, della Sicilia chiaramente, infatti fra poco ci saranno anche le elezioni, ma di conseguenza noi questa volta partiamo proprio dal lato che interessa maggiormente la nostra zona, ovvero con il coordinatore economico per quanto riguarda noi con Salvini, il giornalista, il collega giornalista Armando Siri, il quale tra l'altro ha scritto un libro, Flat Tax, che riguarda proprio quelle che sono, che dà l'indicazione della struttura economica, soprattutto per quanto riguarda la Sicilia, cosa fare per cercare di migliorare enormemente, perché purtroppo è inutile negarlo, è inutile non dirlo, la Sicilia è una delle zone oggi maggiormente con scarso reddito. Prego. Ma guardi, la Sicilia in realtà ha una vocazione naturale di essere un hub del Mediterraneo che potrebbe intercettare i grandi traffici che arrivano da Suez e diventare veramente una delle regioni maggiormente sviluppate del paese. Naturalmente se si sviluppa la Sicilia dà un contributo a tutto il nostro paese, che soffre ormai da 8 anni di una recessione che ha portato a una stagnazione dei consumi. Altra cosa è il tema fiscale che noi proponiamo, che però riguarda tutta l'Italia, cioè la sostituzione delle 5 aliquote con i 5 scaglioni, cioè l'attuale sistema fiscale con un'unica aliquota fiscale al 15% per tutti, cioè per le famiglie e per le imprese. In questo modo noi che cosa facciamo? Cerchiamo di mettere nelle tasche dei cittadini maggiori risorse per poter ridare impulso ai consumi. Senza consumi naturalmente non c'è la produzione e senza la produzione non c'è l'occupazione. Ecco perché se avremo responsabilità di governo, ma questo lo decideranno gli elettori quando ci saranno le prossime elezioni, uno dei punti fondamentali del programma, non solo di Salvini ma di tutto il centrodestra, sarà proprio quello della riforma del testo unico delle imposte sul reddito e quindi la cancellazione di questo sistema e l'introduzione di una flat tax, ovvero aliquota unica al 15%. Ecco, al limite per poterlo realizzare ci sono delle difficoltà, mi sembra, è anche logico. Ecco, come fare per poter rendere il tutto un pochettino più accessibile? Ma le difficoltà quando si parla di politica ci sono sempre, perché sono difficoltà di tipo ideologico, non sono mai difficoltà di tipo sostanziale. Dal punto di vista della nostra coalizione queste le abbiamo già superato, si tratterà solo di definire qual è l'entità dell'aliquota. Per quanto riguarda le difficoltà che si potranno trovare dal punto di vista dell'opposizione o dei partiti o delle formazioni politiche o sindacali o quant'altro che avranno delle perplessità, saremmo, come dire, ben lieti di poter spiegare qual è la finalità e l'oggettività di questo nostro provvedimento, che ha efficacia per tutti. Io ci tengo a ribadirlo, visto che siamo qua, ha efficacia a partire anche dai redditi più bassi, perché non possiamo mai dimenticare che
avendo 40 milioni di contribuenti, moltissimi di questi contribuenti di queste famiglie hanno dei redditi medio-bassi, per cui noi vogliamo già che a loro rimanga in tasca qualcosa per poter, come dicevo prima, agevolare i consumi. Se io non ho il denaro in tasca a fine mese per comprarmi una camicia in più, è evidente che non la compro, è evidente che questa camicia rimane nel negozio, è evidente che il negoziante soffre, è evidente che soffre tutta la filiera, perché poi il negoziante ha a sua volta la gente a sua volta l'impresa, l'impresa a sua volta i dipendenti. Ecco, noi vogliamo rimettere in moto il circolo virtuoso, vogliamo che quella camicia nel negozio venga acquistata e quindi rimetta in moto il circolo della produzione e del lavoro. Perfetto, mi sembra che è stato abbastanza chiaro. Passiamo adesso, ritorniamo nuovamente alla politica regionale, almeno per quanto ci riguarda chiaramente, e quindi all'onorevole Angelo Attaquile vorrei chiedere se innanzitutto ci può dare qualche anticipazione, se effettivamente scende in campo in prima persona, oppure se, insomma, come si dice in giro, potete appoggiare il candidato del centrodestra che dovrebbe essere l'amico Musumeci. Su questa competizione elettorale siamo stati chiari, noi siamo per un rinnovamento, non vogliamo più la vecchia politica, abbiamo indicato che sta bene Nello Musumeci, anzi ho fatto un passo indietro quando è stato per le primarie per dire che se Nello riesce a chiudere col centrodestra dando un taglio al passato, nel senso passato come metodo politico di gestione, noi siamo disponibili ad appoggiarlo, però purtroppo devo dire che all'interno del centrodestra c'è un po' di tensione fra Forza Italia e gli altri gruppi, quindi siamo in attesa di vedere qual è la disponibilità politica che ci danno, che ci offrono queste forze, questi alleati, per poi decidere. Noi possiamo, come abbiamo detto, che ha detto sempre Matteo Salvini quando è venuto anche in Sicilia, possiamo scendere da soli in questa competizione elettorale perché c'è un messaggio politico più che elettorale, un messaggio politico che Matteo Salvini dà in campo nazionale e in modo particolare qui in Sicilia. Ecco, andando in concreto, sembra essere Alfano il problema. È così o non è così? Oppure ecco, può essere anche lei più chiaro. Ma il problema non è un nostro problema, Alfano, cioè, perché per il centrodestra, per l'unione del centrodestra. Ha sempre detto che non ci riconosciamo in una compagine che comprende anche Alfano. Quindi da un punto di vista politico noi abbiamo detto chiaramente non ci possiamo ritrovare se c'è Alfano. Però anche da un punto di vista elettorale, guardi, tu questa diciamo questo problema di Alfano io lo vedo superfluo, perché Alfano porta il 5, il 6%, ma bisogna vedere quanti voti si perdono con Alfano dentro. Dico, quindi dico, da un punto di vista numerico sto parlando da quella compagine politica. Per noi è una linea politica quella di essere chiari, leali, corretti con l'elettorato, in modo particolare qui in Sicilia, perché sarà un esempio di competizione libera, chiara e democratica. Ecco, gli ultimi sondaggi oggi, per esempio, l'ho pubblicato la Sicilia, il giornale della Sicilia, dicono che c'è il Movimento 5 Stelle sui 37%. Ecco, effettivamente è a rischio di prendere anche la maggioranza assoluta. No, la maggioranza assoluta non è, perché praticamente è un proporzionale puro, certo, a prima battuta non c'è il secondo turno elettorale, quindi 37% non è maggioranza assoluta, ha di bisogno di... A rischio di poter essere maggioranza assoluta. Però questa è purtroppo la situazione, perché i 5 Stelle danno più una protesta che una proposta. E noi dobbiamo attenzionare anche questo, perché vogliamo dare una guida chiara, sicura, con un programma preciso per rilanciare la Sicilia, e quindi l'idea di Matteo Salvini è quella di impegnarsi e di attenzionare i siciliani, gli amici della Sicilia, per dare un segno importante per una svolta di rinnovamento democratico. Perfetto, ecco, lei può già toccare con mano, dato che è anche un siciliano, quindi anzi molte volte spesso viene nella nostra zona del Pattese, questa, che non c'è più quella differenza, quella diffidenza, ecco, che c'era una volta nei confronti di Salvini da parte del siciliano. Sì, no, non c'è più, è stata più all'inizio,
vedevano la Lega Nord che si proiettava, certo, al sud. Salvini è stato chiaro, leale, corretto dal primo minuto, dicendo: io desidero fare un partito nazionale federato. Questo, c'è stato un po' di perplessità, chiamiamola fra virgolette perplessità, da parte al sud e in modo particolare da parte dei siciliani, però avendo conosciuto Salvini e avendo visto la coerenza di Salvini, adesso c'è una credibilità, non dico al 100%, ma al 99%, come è stato per esempio a Catania, quando è venuto ultimamente Salvini a Catania. Io l'ho accompagnato alla pescheria di Catania, una zona proprio dove è la zona, la base, dove ci sono i lavoratori che soffrono, che si impegnano giornalmente e quotidianamente in questa vita, in questi, scontrandosi con queste difficoltà che ci sono presenti nella nostra regione, specialmente alla pesca, certo, e altre anche, altri settori, e è stato acclamato, anzi hanno detto: Matteo, non partire più, resta con noi. Matteo Salvini è il leader adesso di un partito nazionale che ha avuto la sua evoluzione. Abbiamo visto anche all'ultimo congresso che si è effettuato a Parma, dove ha detto chiaramente: io rappresenterò un partito dal nord al sud, da Milano alla Sicilia, e affronterò tutti i problemi con un partito nazionale e sarò presente in tutte le regioni. Poi sta a noi qui siciliani credere, cogliere questa occasione per dare una svolta alla nostra Sicilia, alla nostra autonomia. Ecco, con il coordinatore provinciale Fabrizio Trifilò, il pattese Fabrizio Trifilò, ecco, vorremmo toccare un altro argomento che è alquanto importante, soprattutto per quanto riguarda la Sicilia, ovvero i migranti. La volta scorsa sei uscito con un manifesto abbastanza importante, ecco, vedi, no allo SPRAR. Ecco, Patti ha aderito, la giunta comunale con una delibera ha aderito allo SPRAR. Ecco, ci vuoi spiegare il perché del no del tuo partito? Praticamente il fenomeno migranti è sempre stato sottovalutato e continuano a sottovalutarlo. Il governo, i vari governi di centrosinistra che hanno affrontato questa problematica, in realtà hanno sempre trovato delle soluzioni che sono servite soltanto ad incentivare e ad alimentare questo fenomeno e non a limitarlo e a controllarlo. Infatti la politica dell'accoglienza che porta avanti oggi il governo, oggi il governo Gentiloni, ieri il governo Renzi e ancora prima il governo Letta, è una politica sbagliatissima, perché ha portato a un aumento esponenziale di questo fenomeno. E sarà sempre peggio se non si interviene sulle coste africane evitando le partenze. Noi questo fenomeno non lo potremo mai arginare. Allora perché la nostra presa di posizione ferma, decisa e determinata contro gli SPRAR? Perché è un bell'e buono ricatto del governo Gentiloni, che ha detto: se voi aderite allo SPRAR, allora io vi garantisco che vi faccio avere 2,5 migranti ogni 1000 abitanti. Se voi non aderite allo SPRAR, allora il prefetto è libero di portarvi in una qualsiasi struttura sul vostro comune tutti i migranti che vuole. Ecco, questo è un ricatto, e siccome il fenomeno non si sta arginando ed è sempre un fenomeno in crescita, non si può accettare assolutamente questo ricatto. E io dico ai sindaci liberi, che hanno sì una responsabilità istituzionale, ma devono anche tutelare i territori, devono tutelare le generazioni future, dico: dovete dire no agli SPRAR, e nel momento in cui i prefetti vi impongono dei numeri illimitati di migranti, alziamo le barricate, chiamate la gente ad intervenire nelle strade ed facciamo capire al governo che questa politica che sta portando avanti sui migranti è la politica più sbagliata. Non è questione di razzismo, ma è questione oggettiva. Non è pensabile che noi possiamo accogliere tutta l'Africa in Sicilia o anche in Italia. Di fronte peraltro a un'Europa che fa orecchie da mercante, che non contribuisce né economicamente né con una politica dell'accoglienza. Quindi di fronte a questo ci dobbiamo difendere, e l'unico modo per difenderci è quello di evitare ulteriori sbarchi.
Perfetto, ecco, mi sembra di aver capito che le idee ci sono e sono abbastanza chiare, li state esponendo. Ecco, questo è il momento politico, il significato politico di noi con Salvini. E quindi, cari telespettatori, chi ha l'idea, l'intenzione di appoggiare il movimento di Salvini, sono queste le dichiarazioni che hanno fatto. Ecco, cercando adesso di centrare maggiormente gli obiettivi, ritornando nuovamente con Armando Siri, quindi questa, a suo giudizio, la riforma fiscale è possibile. Su questo mi sembra che lei è stato chiaro, quindi non solo è possibile, è urgente, è necessaria, e ne abbiamo bisogno. Quindi si tratta, come dicevo prima, di radunare il consenso necessario da parte dei cittadini per poter fare quella riforma fiscale che è la più importante del dopoguerra ad oggi, perché abbiamo bisogno di far ripartire, come dicevo prima, i consumi e soprattutto il lavoro, perché vede, quello che ci distingue da alcune altre forze politiche è che noi cerchiamo di convogliare tutte le nostre energie per il lavoro, a differenza invece di chi immagina i nostri giovani a casa a giocare alla PlayStation in attesa del sussidio di Stato. Noi pensiamo che invece sia compito e dovere di chi ha responsabilità di governo cercare di fare di tutto perché i consumi siano come dire, tali da poter far partire la produzione e quindi l'occupazione. L'economia si crea se c'è la gente che lavora, altrimenti poi a un certo bel momento finiranno le risorse di quei sempre meno che lavorano e quei sempre di più che stanno a casa ad aspettare il sussidio, e così non può funzionare. Ecco, in caso di possibile vittoria del centrodestra, ecco, quali sono gli obiettivi importanti che voi intendete fare, soprattutto per quanto riguarda la situazione della nostra zona, soggetta a frane purtroppo, soggetta a dissesti idrogeologici, per cercare di ritornare nuovamente ad essere, non dimenticando che noi siamo una zona turistica. Guardi, la prima cosa, la prima cosa che mi sento di dirle io è che sicuramente, a differenza di quello che è stato fatto fino ad oggi, soprattutto dai politici siciliani che si sono trovati a Roma, che hanno sempre impugnato quello che invece è una prerogativa importante, quindi utilizzate lo statuto, visto che ce l'avete, siete una regione autonoma, potete fare le cose, fatele. Purtroppo sono ordinati, con lo scuso. Soprattutto però scegliete dei politici che mandate a Roma che poi non fanno il bello qua davanti e poi a Roma invece impugnano quelle che sono le vostre prerogative, perché avendo uno statuto come il vostro potete veramente fare tantissime cose. Questo per quanto riguarda la regione. Per quanto riguarda naturalmente le responsabilità di governo, lo dicevo prima, dobbiamo investire in infrastrutture, completare il corridoio Berlino-Palermo e quindi agevolare la creazione di un hub attraverso i porti, quindi penso al porto di Augusta, quindi creare un gateway e creare le condizioni perché vengano intercettate le merci e che l'Italia attraverso la Sicilia possa essere la naturale cerniera di collegamento di tutto il trasporto marittimo che arriva dall'Oriente, dall'Estremo Oriente verso il Nord Europa. Si tratta di 500 miliardi di euro e 5 milioni di posti di lavoro. Mi chiedo cosa stiamo ancora aspettando. Perfetto. Ecco, onorevole, a lei la stessa domanda, soprattutto considerando che la nostra zona, che è soggetta a frane e continue purtroppo, è anche una zona turistica, e quindi cercare di porre il turista nelle migliori condizioni possibili. Questo quanto ribadisco quanto detto da Armando Siri, perché l'infrastruttura è importantissima, e in modo particolare anche vedere all'interno della regione siciliana, la dirigenza, una riforma anche strutturale, governativa e non solo, perché gli esempi che sono stati dati in quest'ultimo periodo sono veramente vergognosi. Vedere incendiare i boschi per poi intervenire. Noi abbiamo 15.000 guardie forestali, che è un sussidio, chiamiamolo in questo modo, dato a queste persone, che potrebbero, per carità, nulla contro di loro, anzi possono essere impegnati, ma devono essere impegnati e strutturati, e devono prevenire anche addirittura gli incendi. Invece c'è questa assistenza che è stata data dal 118, ci ricordiamo allora quando sono stati assunti tutte quegli impiegati e comprate tutte quelle autoambulanze semplicemente per motivi elettorali.
e questo, i 15.000 si sono arrivati per motivi elettorali. Allora non diamo un'assistenza, facciamo una programmazione dando veramente una struttura capace, organizzativa, per governare e per essere presente sul territorio. Io sono per esempio molto preoccupato perché questo danno che c'è stato in questi incendi, ora ci sarà un ulteriore danno se non, se non si previene la stagione invernale, perché ci saranno delle frane diciamo immense, perché dopo l'incendio ci saranno le frane. E che cosa fanno i nostri dirigenti, i nostri politici? È un tema fondamentale. Quindi bisogna programmare, intervenire e utilizzare il personale che deve essere impegnato e non dato, non essere presente solo per motivi elettorali. Ecco, onorevole, sempre in caso di una vostra vittoria, altri punti, altri obiettivi importanti che avete per il rilancio della Sicilia? Ma è quello che dicevo, in modo particolare, io da quando sono stato eletto alla Camera, insieme, lo ringrazio, anche l'Armando Siri, ci siamo impegnati per la realizzazione del ponte di Messina, del ponte dello Stretto, che è importantissimo per una politica economica, ma anche da un, diciamo, da un punto di vista di infrastrutture della Sicilia, e anche da un punto di vista economico. Io lo dico, fare il ponte sullo Stretto costa di meno farlo che non realizzarlo. Un rilancio per cercare di realizzare questo importantissimo per lo Stato, la penalità che paga. Io non so, forse qui è sempre lo stesso discorso, i poteri forti. Noi combattiamo i poteri forti, ma certe volte non ci riusciamo. Forse hanno intenzione, hanno interesse a tenere le cose come stanno, per non interessi privati, interessi propri che hanno loro. Noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di combatterli, e dire le cose come stanno, e non che il signor ministro Alfano venga in Sicilia durante la campagna elettorale o si avvicina alla campagna elettorale per dire facciamo il ponte sullo Stretto. Noi dobbiamo programmarlo, dobbiamo realizzarlo, non soltanto il ponte sullo Stretto, ma come dicevo le altre infrastrutture, e riorganizzare anche la burocrazia all'interno della nostra regione. Ecco, in conclusione al coordinatore provinciale, come intende così creare e rilanciare nella nostra zona il Movimento 5 Stelle. Per concludere, ho iniziato con quella cosa, concludiamo con quest'altra. Noi con Salvini. Come bloccare? Noi stiamo facendo una grande azione politica sul territorio, con difficoltà, perché non dobbiamo nasconderlo, c'è un certo pregiudizio culturale nei confronti di questa forza politica, che però stiamo riuscendo a superare anche grazie alla presenza di Matteo Salvini su problematiche di carattere nazionale, che hanno permesso allo stesso Matteo di sdoganarsi da quello che era la questione settentrionale. Okay. Oggi il problema della Lega è per noi con Salvini non è più la questione settentrionale, ma è la questione Italia, prima gli italiani. E da questo proposito io ritengo che da siciliano dico prima i siciliani, anche perché andiamo a votare da qui ai prossimi mesi, ed è importante rilanciare una politica occupazionale per la nostra Sicilia. È notizia di oggi che è la seconda provincia con il maggior numero di ventenni che emigrano al nord, è la provincia di Messina, e questo non lo possiamo più consentire. Allora la politica italiana, ma dico io la politica siciliana, che si rimbocchi le maniche e che dia alla sua terra un progetto valido, credibile, che vengano accantonate le politiche assistenziali del passato, ed guardiamo appunto ad prospettive sicuramente più rose, come quella che poc'anzi evidenziava Armando Siri. Facciamo della Sicilia il più grande hub del Mediterraneo per rilanciare il commercio, per captare il commercio internazionale delle merci e delle persone, ed ridiamo così una prospettiva alla nostra terra. È in questo modo che noi vogliamo alimentare, che vogliamo far radicare il nostro territorio nella provincia di Messina, ma io dico in tutta la Sicilia, proprio con delle proposte concrete per il rilancio della nostra isola.
Io volevo chiudere con una chicca, chiamiamolo in questo modo. L'ultima riunione avuta tra i parlamentari a Roma, Matteo Salvini ci ha detto che toglie il nord, quindi sarà la Lega della nazione, l'Italia adesso stabilirà, però il nord non c'è perché c'è un partito nazionale, quindi Lega Nord non ci sarà più. Ecco, con quest'ultima anticipazione, se vogliamo, quindi possiamo dire che conferma, ecco, l'onorevole Angelo Attaguirre. Bene, noi concludiamo, ringraziamo i nostri cortesi ospiti, il collega giornalista Armando Siri, quindi l'onorevole Angelo Attaguirre e il coordinatore provinciale Fabrizio Trifolo. È tutto, grazie per la cortese attenzione e come al solito buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie.